Siamo qui al Circo Massimo per questa manifestazione importante del 20 novembre, c'è molta attesa. Abbiamo deciso di incontrare qualche persona, qualche partecipante per chiedere una sola cosa e la risposta deve essere con un unico termine. Per quale motivo sei qua? Per la Costituzione. Libertà, amore, verità. Verità! Siamo qua per la libertà! Siamo qui con Rosario Del Priore, manager internazionale. Con lui stavamo parlando, discorso internos, un po' della situazione internazionale e dei, diciamo, pericoli che sta vivendo in questo momento il paese a tutti i livelli. Come possiamo sintetizzare ciò che ci siamo detti poco fa? Guarda, la situazione drammatica è che nel momento più difficile della nostra Repubblica noi ci siamo ritrovati con un governo che è stato votato da un Parlamento delegittimato. Non possiamo certo dimenticare che il 20 settembre noi abbiamo votato per un referendum che riduceva il numero dei parlamentari. Quindi questi parlamentari che in questo momento ci rappresentano, già molti di loro erano stati nominati e non eletti. E poi dopo il 20 settembre praticamente sono diventati degli abusivi, cioè stanno lì senza rappresentare gli italiani. Il popolo sovrano, questo che dice l'articolo primo della Costituzione, ha votato dicendo che dovevano essere ridotti il numero dei parlamentari, stanno ancora lì e non se ne vanno. In un momento così drammatico noi siamo governati dalla invisibilità grillina, dalla mancanza di cultura politica dei grillini, associata, ce lo dice Palamara, alla criminalità di stampo istituzionale più di ora. A questo punto la lotta è arrivata ad un bivio, credo, siamo entrati in un collo d'oca, ma che cosa manca ancora al popolo italiano per poter finalmente dare questa spallata? Guarda, chi sostiene la tesi che noi siamo di fronte a una nuova deriva nazisto-fascista dice solo fesserie. Qui non c'è né nazismo né fascismo. Se vogliamo storicizzare il momento che vive l'Italia, assomiglia alla Polonia degli anni Ottanta, alla Repubblica Ceca degli anni Ottanta. Noi abbiamo bisogno di una Solidarność italiana che pacificamente metta in ginocchio, come fece Solidarność, la Polonia e poi l'Unione Sovietica. Noi dobbiamo mettere in ginocchio l'Unione Europea. Lì c'era un generale, Jaruzelski, qui c'è un banchiere. Entrambi stanno sotto gli ordini di potenze straniere. In quel caso l'Unione Sovietica e qui l'Unione Europea. L'ultima cosa, lei vede la possibilità di un leader in questo momento? I leader nascono dalla piazza, ma questo è storicamente. Lì in Bologna per esempio venne fuori Walesa, dai cantieri navali di Danzica, la Danzica in Bologna è la Trieste italiana. Come Danzica fu la causa della seconda guerra mondiale, Trieste è stato il motivo per cui l'Italia entrò in guerra durante la prima guerra mondiale. Sono quelle zone di confine molto importanti. Dappertutto potrebbe nascere il leader. Dopotutto Napoleone diceva che all'interno dello zainetto dei soldati, di tutti i soldati francesi, ci poteva essere un generale. Ci dobbiamo dar da fare perché quello che succede oggi in Italia succede domani nel mondo. Quindi l'Italia potrebbe essere un esperimento fondamentale per il futuro dell'Europa. Solidarność invece crollare 9 anni dopo il muro di Berlino. Un ragazzo che si suicidò a Tunisi per protesta, Sidi Bou Said diede vita alla primavera araba, quando meno ce l'aspettiamo può esserci l'episodio che faccia crollare il sistema, che non è il sistema, è un regime. In Italia noi abbiamo un regime che somiglia a quello dei paesi dell'est degli anni Ottanta. Abbiamo il piacere di incontrare la grandissima, eroica Ornella Mariani Forni, eroica perché ti sei sperticata in tutta l'Italia in quest'anno e mezzo. Non ho finito. Hai parlato con il mondo, hai parlato con donne, uomini, persone in difficoltà, persone che volevano semplicemente parlare con te e scambiare un saluto. Dopo un anno di incontri, piazze, giustamente detto che non è finito, riusciremo a trovare un'unità in questo paese dare una spallata? Se mi consenti, vorrei fare un appello alle donne, perché non riportino la storia indietro di 40 anni. Non si vince più facendo il maschio o la femmina, l'uomo o la donna. Si vince facendo uomini e donne un'azione complementare. Diffidate,
di altre proposte. Parlando con le persone, ha incontrato quindi gente con difficoltà di vario tipo, ti avranno fatto anche richieste, ti avranno detto di portare avanti la loro causa, ma qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato in quest'anno e mezzo e che sta incontrando il popolo italiano? Che cosa hai percepito? La difficoltà maggiore è stata tentare di unire il paese, ce l'abbiamo fatta, oggi il paese c'è perché finalmente a circa 140 anni dall'Unità d'Italia abbiamo gli italiani. Questa piazza li rappresenta in ogni istanza sociale, culturale e politica. L'ultima cosa, che cosa ti aspetta il futuro? A me la soddisfazione di vedere in fuga un farabutto infame come Draghi. In fuga, perché dopo questo verranno i tribunali popolari. Grazie Ornella, grazie. Noi abbiamo una dittatura, ma vinceremo, vinceremo, perché è scritto.